andiamo alla parola importante. Guarda, non ci rendiamo ben conto di quanto sia importante se non pensiamo a quanto tempo questo consiglio comunale, parlo dei 25 anni, non si approva un atto di pianificazione così vasto. E in questa consigliatura abbiamo già approvato un atto, diciamo, di dettaglio, che era proprio già del centro storico, e oggi facciamo un ulteriore passo avanti col piano di bonifica, o per far contento il consigliere Ferrara, questa variante a BRG dettata peraltro dal DPR quando parla delle zone bonifiche, un atto importante, riguarda un'area molto vasta e ci siamo resi ben conto di quanto non sia una cosa facile l'iter di questo piano avanti da 2 anni, forse 2 anni fa l'abbiamo adottato in quest'anno. E credo che fatto osservare l'importanza di questo fatto, mi limito a ringraziare le persone. Intanto ringrazio la correttezza del consigliere Camerata che ha presentato questa osservazione prima, che avesse aspettato lo svolgimento della seduta e magari l'approvazione l'avesse presentata dopo, forse avrebbe fatto saltare tutto, non so se è stato, credo che veramente la delicatezza della correttezza forse fatto magari un ingaggio per i pochi, non so. E voglio ringraziare un'altra persona che sicuramente gli avrebbe partecipato un po' in caso di me, la pure io li ho seguiti bene, ma il consigliere Nome quando era in consiglio comunale e adesso è assessore, ha seguito quel leader molto meglio di me, infatti non sono intervenuto in discussione generale perché diciamo che su questa cosa ne avevo seguito poco, non era esattamente materia mia, ma infatti lui non l'ho seguita particolarmente, quindi credo che lui più di altri abbia contribuito dai banchi del consiglio all'approvazione di questo atto importante, non solo ovviamente in base alla comunità, ma per tutto il territorio europeo. Per la pianificazione. Quindi andiamo in piedi perché stiamo approvando un piano dopo oltre 20 anni che questo consiglio comunale non vede un piano d'area.